È confermato. Elton John non sarà presente a Barolo martedì 9 luglio. Il suo concerto, insieme a quello dei Jamiroquai, avrebbe dovuto essere la punta di diamante dell'edizione 2013 di Collisioni. L'artista ha dato forfait per motivi di salute. Il Rocketman ha infatti già annullato le ultime due date in Germania. La provincia di Cuneo ha aumentato l'addizionale sulla RC Auto, che salirà a settembre dall'attuale 12,5% al 15,5%. Il nuovo aumento della tassa sull'assicurazione auto porterà nelle casse dell'ente provinciale un'entrata pari a 2,6 milioni di euro dalla RC Auto e da 2 milioni dall'imposta provinciale di trascrizione. Nonostante l'incremento di 3 punti percentuale, l'RC Auto in provincia di Cuneo resta la più bassa in Piemonte, una ben magra consolazione per tutti i cittadini della Granda, ma soprattutto per tutti gli automobilisti della provincia di Cuneo, ai quali la Giunta Gancia aveva promesso più volte di non aumentare le tasse nonostante i tagli ai trasferimenti. Si sono svolte venerdì 5 luglio, tra le lacrime del profondo cordoglio delle numerose persone presenti, le esequie funebri di Marta Forlani, la casalinga uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, l'autotrasportatore 59enne Michele Bambino, nel pomeriggio di domenica 30 giugno. Nel frattempo, Michele Bambino, incarcerato ad Alba, si è chiuso nel più totale silenzio e, di fronte ai magistrati che lo hanno già interrogato più volte, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La comunità braidese è profondamente indignata e scossa per quanto accaduto, ma anche per la facilità con la quale il bambino sarebbe riuscito a procurarsi l'arma del delitto, una Beretta semiautomatica che risulta rubata a Centallo nel marzo del 2006 e che, con tutta probabilità, è stata acquistata illegalmente. L'elicottero ultraleggero francese che era precipitato nel lago della Maddalena la mattina di venerdì 5 luglio è stato recuperato dai sommozzatori, che hanno applicato al velivolo alcuni palloni aerostatici che gli hanno permesso di uscire dall'acqua. Nel frattempo, i suoi due occupanti, un istruttore 50enne e la sua giovane allieva, entrambi originari di Barcelonnette, dove si trova una scuola di volo, sono stati dimessi la sera di venerdì dall'ospedale Santa Croce di Cuneo, luogo dove erano stati ricoverati con un principio di ipotermia dopo essere stati costretti a nuotare nelle fredde acque del lago per raggiungere la riva subito dopo l'incidente. Venerdì 5 luglio, due ragazzi di 11 e 14 anni sono caduti in una scarpata a Farabosa Sottana. Immediato l'intervento sul posto di due ambulanze medicalizzate e dell'il soccorso del 118, che hanno trasportato i due feriti rispettivamente con codice rosso al CTO di Torino per un trauma toracico e facciale e con codice giallo all'ospedale Regina Margherita. I due ragazzi sono scivolati con la loro bici in una scarpata della valle Maudagna tra località Alma e Frabosa Sottana. Per prelevare il ferito più grave, l'eli soccorso del 118 è dovuto atterrare nel campo sportivo locale. Fino a domenica 7 luglio, Cuneo accoglie i 2.000 ciclisti della Fausto Coppi Selle San Marco, la gran fondo ciclistica internazionale che da oltre 26 anni si svolge nel primo weekend di luglio.